tutto è indipendente. In Italia, cioè, per cinema indipendente si parla di un film prodotto dalla Rai piuttosto che prodotto da una piccolissima società di un autore, quindi tutto è indipendente. Io credo che non sia importante definire il cinema indipendente, perché è una cosa che nasce dall'America, cioè che nasce dal cinema industriale, dal cinema d'autore, cioè di un altro mercato e di un altro paese. Quindi io non so, abolirei per l'Italia questo termine il cinema indipendente, perché dentro c'è tutto, non so come dire. Allora, una cosa che comprende tutto, alla fine non è niente. Se il cinema indipendente ha un senso per il cinema americano, per il cinema italiano io direi che ci sono due grandi divisioni. Il cinema, il cinema commerciale, quello fatto di commedie, quello fatto di, come dire, che si rivolge solo ed esclusivamente al cinema italiano, e questo è molto triste, perché pensare che una commedia non possa essere così bella, gradevole, internazionale, da andare oltre l'Italia, oppure il cinema d'autore, cioè il cinema, diciamo, che è tutto affidato alla visione, al progetto, alla storia di un autore. Ecco, l'Italia, secondo me, ha questi due grandi poli che, a mio avviso, si dovrebbero ogni tanto incontrare e condividere, diciamo, degli elementi. Invece questa grande separazione, questa voglia ognuno di definire fortemente se stesso invece di mischiarci, porta a un danno irreversibile, che è quello che il pubblico non ne può più, né di morire di commedie, diciamo sempre le stesse, cinepanettoni, eccetera, e né di morire di film d'autore che a volte hanno come maggiore tensione quella di raccontare il proprio amore per il cinema piuttosto che una comunicazione, una visione portata verso il pubblico. Quindi mi piacerebbe idealmente che più che di un cinema indipendente si parlasse di un cinema per il pubblico, di qualità. Signora, perché mi guardate così? Vieni qua. Prendi la sedia. Assettete. Assettete, Tajarit. Ca. Vicino a me. Bevi. No. Nella tazza vostra. Prendilo, è ancora caldo, ti fa bene. Chi sta un nome tuo? Ma tombare a scrivere. Leggere e scrivere. A me, signor. E come una già fa? Sta tesora, scrive e non fa muina. Signor, ma come siete curioso quando volete parlare napoletano? Vuol dire che io ti imparo a scrivere a te e tu mi impari il napoletano a me. L'autore indipendente, il regista indipendente, secondo me, come dire, dovrebbe essere una persona che in qualche modo nella sua fragilità e nella sua forza capta prima degli altri delle esigenze, dei sentimenti, delle cose che stanno nell'aria, e quindi è un po', come dire, la persona che ha la responsabilità di raccontare, di mettere in scena quello che ci accade intorno, attraverso mille modi, attraverso la commedia, attraverso la fantascienza, attraverso il genere, attraverso la storia, il passato, ma insomma l'artista è uno che dovrebbe, a mio avviso, essere al servizio. Buongiorno, professore. Vuole un whisky, caro, le farà bene.
Torquato, tesoro, come ti senti? Rispondimi. Sono ferito. No, stai tranquillo. No, no, non lo toccare. Può avere qualche lesione interna. Certo, anche tu. Ma quante volte devo dirti come ci si deve comportare con la gente? Papà, ma io volevo soltanto salutare. Ma che salutare? È colpa mia, dovevo dirtelo con fratello cretino. Vabbè, adesso pensiamo a questo povero ragazzo, invece di mettervi a litigare. No, comunque non è colpa di suo figlio. Ho avuto un incidente prima di venire qua. Quale incidente? Sono caduto con la bicicletta. Cosa? Per la sciocchezza. Anche adesso non mi sono fatto niente. Comunque vorrei andare a casa. Ma naturalmente, caro. Credo che il cinema comunque si faccia insieme, cioè non c'è un'esperienza di dire ho fatto del cinema indipendente, ho fatto del cinema non indipendente. Il cinema si fa insieme e si fa insieme al produttore, cioè nel senso che il produttore deve essere un personaggio, una persona, una figura creativa che affianca il regista, che si assume la maggiore responsabilità artistica, ma il cinema è collettività. Secondo me non è l'importante se un film è un produttore indipendente, l'importante è che sia un produttore creativo che ti affianca. E in Italia ce ne sono in questo momento, se penso anche al film di Ciprian Maresco, comunque è stato fatto da una piccola produzione indipendente, voglio dire, da dei produttori che comunque seguono il regista, che comunque lo affiancano, lo assecondano. Penso a Paolo Sorrentino con Nicola Giuliano, cioè voglio dire, il regista ha bisogno di avere intorno dei rapporti forti, dei rapporti di confronto, di condivisione. Direi sicuramente di stare insieme, cioè di creare, come dire, un insieme di persone, di circondarsi di collaboratori, di confrontarsi, di essere una persona che, come dire, sente un'esigenza, la vuole realizzare, ma sa che per realizzarla ha bisogno, come dire, di una collettività che lo segue, che l'aiuta e che ci crede. Sembra che questo è il momento dove io credo profondamente alla condivisione, alla partecipazione. Non a caso, voglio dire, ho fondato questa piccola società che è tutta basata sull'idea di partecipare e sull'idea anche di trasversalità, cioè generazioni diverse che si incontrano, documentari o finzione che si incontrano. Ecco, credo che bisogna un pochettino essere curiosi e uscire da se stessi. Scusate il ritardo, ecco i fiori, Don Giovanni. Ehi, e tu mo ti presenti? E chiama belli, a forza! Che per causa tua mo dobbiamo fare le cose! Via, muoviamo! Scusate, mi Maruzzello, che ne sta? Precipite bollissimevolmente, e sono innamorata di te. L'ho fatto un po' precipitosamente, ma adesso più rimedio non c'è. E tu cinicamente, ridi di me. Che sono debole. Vieni qui e baciami così, mi devi amare anche tu, sempre di più. Sicuramente siamo in un momento dove si è talmente azzerato tutto, io credo che è un momento di, paradossalmente, di vitalità per quanto riguarda la narrazione per immagine, di vitalità nel documentario, nel cinema. Credo anche che ci sono molti tentativi di reinventarsi un percorso di rimodernizzazione in qualche modo del linguaggio cinematografico. Insomma, anche se non si vedono ancora i frutti, credo che il momento non è dei peggiori, cioè il peggio è passato.
Sono un po' ottimista.